Se qualcuno dovesse credere ai Maya, ci sarebbe ancora pochissimo tempo per divertirsi, dato che il 21-12, come è ben noto a tutti, dovrebbe finire il mondo. Noi questa giornata la passeremo con i club, con quelli che ci hanno fatto compagnia da inizio anno fino ad ora e quelli che hanno deciso di festeggiare il Natale un po' in anticipo. Cominciamo da Portici, dove domenica 16 dicembre si è svolta la manifestazione Tradizioni Natalizie Nostrane e Albanesi, una festa di Natale sociale e multietnica dell'Interclub 22 maggio di Portici. Tanti partecipanti, a cominciare dal presidente Alessandro Campaiola e della coordinatrice campana Adriana Deleva. Dopo il ricco buffet, smaltiamo insieme agli amici di Marsala, che hanno organizzato il secondo quadrangolare di calcio denominato Memorial Mario Saturno. Ancora beneficenza per il Natale anticipato dell'Interclub Mendrisiotto Nero Azzurro, in occasione della panettonata natalizia che si è svolta nella sede del club a Balerna. Tradizione rispettata per l'Interclub Angelo Moratti di Imbersago, con il Natale Nero Azzurro per i soci juniores. Un piccolo regalo per tutti i soci, con ringraziamento del presidente Valentino Caimi, agli oltre 200 iscritti. Panettone Pandoro per tutti e naturalmente un brindisi di auguri per chiudere. Festa, ma di compleanno, per i 27 anni del coordinamento Romagna Nerazzurra, insieme ad Oreste Lugaresi, e una scena a base di tartufo e specialità locali. Sportivi, ma seduti intorno al tavolo, i soci dell'Interclub Masate, che qualche giorno fa hanno organizzato il secondo torneo di Scala 40, 32 concorrenti e un piccolo brindisi di Natale per anticipare la vera festa, quella del 20 dicembre. Fortunati invece i soci dell'Interclub Gallo d'Oro di Seregno, che hanno organizzato una lotteria con premi di ogni tipo. Basta nominare il primo, addirittura un buono per la crociera nerazzurra del 16 giugno 2013. Per gli altri fortunati, tanti altri regali, orologi, massaggi, trattamenti di bellezza e anche un quadro dipinto a mano. Se in Italia si festeggia secondo la tradizione, all'estero il tifo e la fede nerazzurra non conoscono limiti, soprattutto quando si parla di Indonesia. Ve le ricordate queste immagini? Storie di vita e di tifo impressionanti.